Questa è Piazza di Spagna, una delle più belle piazze di Roma. In alto la chiesa della Trinità dei Monti. La grande scalinata di 137 gradini è opera degli architetti Specchi e De Sanz. Da questa parte la famosa Casa Rossa. Qui abitò e morì il 4 febbraio 1821 il poeta inglese John Keats. Come possono vedere, nell'appartamento occupato dal poeta sono state sistemate una biblioteca e una raccolta di manoscritti e di cimeli. Ai tempi in cui successero i fatti che vi voglio narrare, mi recavo ogni giorno in quella biblioteca per dei lavori di ricerche. Un mattino Gaetano, il portiere, si affacciò sulla soglia della guardiola con aria un po' ironica e un pacchetto in mano. E chi l'ha portato? La signorina Marisa. Ah, è venuta ieri col fidanzato, un bel ragazzo, sa. Sposano in settimana a San Clemente. Mia moglie ce va, figuriamoci se non ce va quella. E lei ce va, professore? No. Marisa Benvenuti e Augusto Terenzi partecipano il loro matrimonio. Marisa si sposa. Forse anche Elena e Lucia si sposeranno tra poco. Non verranno più a sedersi qui sotto sulla scalinata nei giorni di sole. Erano tre ragazze che lavoravano in una sartoria dall'altra parte della piazza. Tre ragazze come tante altre, ma a me particolarmente care. Puntuali come l'orologio della Trinità dei Monti, all'1:05 attraversavano la piazza, così graziose nei loro grembiuli celesti, sempre allegre, sorridenti, salivano correndo la scalinata per raggiungere il loro solito posto, posto che nessuno degli abituè di Piazza di Spagna si sarebbe sognato di occupare. Quando dalla finestra aperta mi giungeva l'eco delle loro voci, delle loro risate, sapevo che era giunta l'ora di andarmene.